Ritorniamo in casa, io sapete il mio pensiero, dobbiamo dare un segnale al pubblico, al nostro ambiente, quindi aspetta a noi. Una partita difficile perché conosco l'avversario, l'avversario è una squadra che in questo momento non sta passando, diciamo, un momento ottimo, no? Quindi c'è qualche pressione, anche se sta facendo un campionato secondo me importante, però l'ambiente ha creato un po' di pressione, quindi sicuramente arriverà una squadra attenta, una squadra determinata, una squadra che vorrà fare risultato. Io quando parlo degli avversari parlo sempre, non parlo di difficoltà, perché comunque è una squadra che è in una posizione di classifica invidiabile, quindi parlo di tensione, no, dell'ambiente, perché chiaramente ci sono sempre pretese importanti, no, nel nostro calcio, e quindi magari ho letto tra le righe che hanno passato una settimana un pochino tesa, no? Però è una squadra temibile, c'ha due giocatori davanti molto bravi. Comi, tornando al discorso dell'anno scorso, non è che è stato utilizzato poco, è che è un ragazzo che è arrivato con ha avuto un principio di pubalgia, questa cosa lo ha portato ad allenarsi poco, invece è un giocatore che ha molto bisogno di allenarsi perché è forte fisicamente, e devo dire che pochi giocatori sono temibili come lui sui palloni aerei, giocatore che attacca la palla in area di rigore con una veemenza, con una cattiveria veramente importante, quindi c'è da prestare attenzione, però ripeto, c'è da prestare attenzione a tutta la squadra. È chiaro che l'individualità di Castaldo, di Comi, ma di Schiavon, insomma ci sono tanti giocatori bravi. Però ripeto, noi dobbiamo guardare in casa nostra e presentarsi bene a questa partita. E io credo che lo faremo. È importante che noi guardiamo in casa nostra. Dobbiamo sempre guardare l'avversario con grande rispetto, con umiltà, perché questa è la cosa più importante, non sottovalutare mai nessuno, ma però guardare noi, fare un ulteriore passo, perché mi aspetto questo dalla squadra. In questo momento Ćosić e Zampano hanno fatto due allenamenti con la squadra, bene. Zampano ha ancora un pochettino di fastidio, però è recuperato, diciamo, è la stessa cosa a Ćosić. Non è che gli altri giorni sono stati fermi, hanno fatto lavoro differenziato, però adesso valuteremo, domani abbiamo ancora un risveglio nel muscolare, insomma penso che potrebbero essere della partita, vediamo. È chiaro che Davide in questo momento è un ragazzo che sappiamo di poterci contare, quindi già per noi è importante questo. Io credo che i ragazzi vanno anche saputi gestire, questa è stata una settimana anche un po' particolare per lui, quindi ripeto, si è trovato in 7 giorni a fare una partita di Coppa Italia per 90 minuti a Sassuolo, facendo molto bene, poi subito dopo 3 giorni, 4 giorni, rigiocare, esordire in B, insomma, per un 17enne non è una cosa normale, ecco. Quindi, però detto questo, ripeto, sappiamo che adesso questo è un giocatore su cui possiamo contarci, è un patrimonio della società, vogliamo farlo crescere, dargli il tempo anche di crescere, di migliorarsi. Dario è un difensore centrale, io specialmente a Vercelli abbiamo visto anche in un campo non facile, lui è per me un difensore centrale, poi è stato eccezionale perché ci ha dato veramente una grande mano, e come gli ho detto anche in questi giorni, sono quei giocatori che sono una risorsa, perché quando ti danno la disponibilità di giocare in un ruolo che non è suo e comunque fanno bene, giocano appunto con grande disponibilità e senso di sacrificio, sono una risorsa per noi importante. Vediamo adesso.
Ci sono quattro partite dove noi dobbiamo essere tutti compatti, concentrati con questo organico che abbiamo. Io ho dato un messaggio perché, ma non perché volevo venire contro, perché io lo so, fa parte del gioco, fa parte del nostro calcio, quindi magari si possono iniziare a pensare a qualche giocatore che... Ma io da qua, questo è un gruppo che ha sofferto, siamo ancora lì, non dobbiamo abbassare la guardia assolutamente, quindi io vi ho dato un messaggio, vuol dire che ho detto da qui non si muove nessuno, però poi ci sarà il tempo per fare tutte queste valutazioni. Adesso no, in questo momento non ho chiesto niente, no, ma io in questo momento alla società non chiedo niente, io in questo momento chiedo ai miei giocatori di rimanere attenti, concentrati, di continuare a lavorare. Abbiamo trovato un po' dello spirito di squadra che secondo me è una cosa importante, da lì dobbiamo ancora costruire tanto, molto, quindi io in questo momento sono solo concentrato e attento agli equilibri della squadra e a portare la squadra nelle migliori condizioni per fare questa partita, che è la prima che abbiamo di queste che vi ho appena accennato. No, io questa settimana... Guarda, le settimane quando vinci 4-0 fuori casa sono le più pericolose, quindi ho cercato di rimanere molto attenti e di richiamare i ragazzi, perché purtroppo l'essere umano è sempre portato tende a rilassarsi, no? Quando troviamo una sedia, tra stare in piedi e sedersi ci viene l'istinto di mettersi seduti. Noi in questo momento dobbiamo correre, nemmeno pensare di star fermi, quindi è chiaro, dopo una settimana così ho cercato di richiamare molta attenzione in tutte le maniere, e c'ho ancora 24 ore per farlo.